Ormai ho preso il posto del mio grande amico, nonché collega Gianni Balzarini, il grande Balza, che vedo che quotidianamente fa video in macchina e quindi con questo freddo ho deciso di imitare il mitico Balza. Perché facciamo un secondo video di giornata? Perché l'assist ce l'ha fornito direttamente Max Allegri in conferenza stampa in occasione della vigilia di Venezia-Juve. Arthur non è stato convocato, non verrà convocato in quanto questa mattina si è presentato la seduta mattutina in ritardo e quindi Allegri ha detto non mi sembrava giusto convocarlo. Sono cose che capitano durante una stagione e Arthur tornerà martedì per preparare poi la trasferta di Bologna. Che dire, ragazzi? Allora, sono cose che capitano anche noi, magari al lavoro, chi frequenta uffici può rischiare di arrivare in ritardo, quindi non bisogna drammatizzare le situazioni, però è chiaro che parliamo di professionisti lautamente pagati, professionisti che non fungono anche da esempio, i ragazzi che si affacciano alla prima squadra e quindi vedere un giocatore che alla vigilia di un match, con pur tutte le attenuanti del caso, si presenti in ritardo non è mai una cosa bella e credo che poi Allegri abbia optato per la decisione più giusta, più ovvia, più scontata, anche per dare un segnale, nel senso che quando lavori in generale, comunque, la professionalità deve essere sempre al primo posto, sempre, sempre costantemente. La professionalità viene prima di tutto e di tutti. Tra l'altro, lo stesso Allegri, quando ha parlato nelle scorse settimane di Arthur, anche quando non giocava, ha sempre detto un professionista serio. Quindi, evidentemente, noi non sappiamo cosa sia accaduto nello specifico, ma sappiamo che è arrivato in ritardo il brasiliano e quindi, giustamente, non è stato convocato. Non andrei oltre, nel senso che ora mi sembrerebbe scontato e poco professionale anche da parte mia stare qui a dire allora parliamo di un giocatore che mentalmente non è più ben settato sulle giuste frequenze, che quindi potrebbe andare via. Vedremo. Non credo che sia un ritardo a determinare poi il prosieguo o meno di un'avventura calcistica, però è sicuramente un ritardo a determinare la sua mancata convocazione per la partita di Venezia. Anche oggi Allegri ha messo i puntini sulle i, su questa trasferta, l'aveva già fatto in conferenza al termine del match vinto contro il Malmo, quando aveva detto non mi è piaciuto il secondo tempo, se andiamo con questo atteggiamento a Venezia rischiamo grosso. Evidentemente Allegri, pensando alla trasferta di Venezia, pensa a qualcosa di estremamente insidioso. Vuoi perché la squadra proviene di casa dalla bruttissima sconfitta contro il Verona, in vantaggio per 3-0, siamo fatti rimontare e superare per 4-3 dal Verona di Igor Tudor, e vuoi perché il Venezia, statistica alla mano, l'ha detto anche Allegri, è una squadra che in casa segna tantissimo e se non vai lì con la giusta mentalità rischi davvero di fare una figuraccia, un po' come è accaduto, se vogliamo, al netto anche degli episodi arbitrali alla Roma e José Mourinho che in Laguna ha perso. Quindi Allegri ha voluto caricare e catechizzare a dovere i suoi, vietato abbassare la tensione e soprattutto occorre che tra Venezia, Bologna e Cagliari arrivino 9 punti per stare lì per galleggiare in zona quarto posto e per cercare di chiudere in migliore dei modi questo 2021 calcistico assai altalenante per chi sostiene la Juventus. Formazione, grossi dubbi non ce ne sono. Una soluzione che è stata già provata negli allenamenti, negli ultimi allenamenti, quella rappresentata dalla fascia destra formata da De Sciglio più Cuadrado, quindi Cuadrado alto, De Sciglio al primo minuto e se così fosse nel centrocampo ibrido a 4 agirebbe Bernardeschi, perché come ha detto Allegri Bernardeschi si trova meglio a sinistra anziché a destra. Per il resto non c'è ancora Weston McKennie, anche oggi si è allenato parzialmente con il gruppo. Lo staff medico e anche lo stesso Allegri non vogliono rischiare niente e quindi McKennie tornerà disponibile per la trasferta di Bologna, tornerà ad allenarsi martedì interamente al resto dei suoi compagni. Dybala non ha nulla, non si sentiva al 100%, ma non perché avesse problemi muscolari contro il Malmo e quindi la Hoya tornerà a titolare tranquillamente, sarà titolare domani, spalleggiato molto molto probabilmente da Alvaro Morata che contro gli svedesi era partito inizialmente dalla panchina, rientrerà anche ovviamente l'imprescindibile in mezzo al campo Manuel Locatelli, vedremo se sarà spalleggiato da Bentancur e non da Rabiot. Io credo che proprio ci siano massimo un paio di dubbi legati al centrocampo, ovvero su chi completerà il resto del mosaico in mezzo, quindi chi affiancherà, spalleggerà l'ottimo Locatelli e là dietro.
perché è vero che De Ligt ha riposato l'ultima, nelle precedenti due rispetto al Malmo aveva riposato Bonucci, c'è Chiellini che scalpita, insomma vedremo anche quali saranno le decisioni per quanto riguarda i titolari. Vi do appuntamento domani mattina, perché innanzitutto perché ormai ho preso questa splendida abitudine di fare il video mattutino che mi sveglia, perché comunque dover impostare, inserire un video di prima mattina te l'allunga la mattinata, e ho visto che molti di voi apprezzano il fatto che questo video esca quotidianamente alle 9.30, quindi come un orologio svizzero, e voglio proseguire su questa abitudine. Ma poi voglio commentare con voi le parole di Max Allegri su Caio Giorgi, perché oggi in conferenza a precisa domanda gli ho chiesto al tecnico toscano: ma è meglio un'annata di questo tipo all'insegna dell'apprendistato giochicchiando qua e là, oppure terminarla la seconda parte in prestito in un'altra società? Allegri è stato molto chiaro, ha detto: noi non abbiamo ancora preso in considerazione l'opportunità di dare Caio Giorgi via, quindi riassunto, rimane e troverà il suo spazio. E quindi insieme a voi domani mattina voglio analizzare le parole di Allegri su Caio. Per il resto ragazzi, siamo belli caldi perché si avvicina anche il mercato. Nedved nel pre-Malmo ha detto: saremo vigili a cogliere eventualmente se ci saranno delle opportunità. È chiaro che molto dipende anche dalle partenze. Aaron Ramsey, abbiamo fatto il punto della situazione questa mattina, no risoluzione contrattuale, ma c'è la volontà reciproca di dirsi addio a gennaio, però anche là davanti i feedback che sto ricevendo, il feeling è che la Juventus possa fare qualcosa. Ovviamente molto dipenderà da Kulusevski, perché ha delle belle sirene londinesi. Kulusevski nella prima parte di stagione ha faticato e non poco a trovare spazio, ha fatto poche partenze dall'inizio, molte volte anche sacrificato, molte volte anche non ha inciso, quindi ogni tanto bisogna fare anche il vecchio e sano mea culpa. Però con questa svolta del 4-2-3-1 adesso sarebbe un po' strano, no? Decide di privarsi a cuor leggero di Kulusevski, a meno che poi non sia lui a chiedere esplicitamente una partenza. Quindi questo lo valuteremo, ma lo valuterà anche la Juve, che nei prossimi giorni ha in programma un colloquio con il suo entourage per capire in quale direzione dirigersi. Insomma ragazzi, tanta carne al fuoco, con l'appuntamento di domani a Venezia da non sbagliare mai nella vita, con un Arthur in meno che quindi come noi se la guarderà comodamente da casa al calduccio, però ovviamente il brasiliano avrebbe preferito andare a Venezia, ovvio, scontato, probabilmente sarebbe partito anzi sicuramente dalla panchina, però niente da fare, ritardo fu fatal e il ritardo non consente all'ex Blaugrana di partire con la squadra per Venezia. Un abbraccio.